qui amici del TG Platinum, dove la notizia è casa. Io vi ricordo sempre di consultare anche la nostra pagina Facebook Remax Platinum per scoprire tutte le nostre proposte, soprattutto tutto quello che è il lavoro del nostro settore social e del nostro direttore, il nostro Alberto De Luca, che detiene la Media Platinum. Bentrovati al TG Platinum, bentrovati da Attilio Scuderi, e questa è una puntata speciale. Cominciamo a parlare dell'home staging. Dobbiamo scoprire cos'è e cos'è la nuova visione dedicata all'immobiliare. Siamo in compagnia di Marilena Galasso, responsabile del Dipartimento di Home Staging. Allora, sembra una parola complessa e invece è una delle cose più belle del mondo, cioè prendere un immobile che magari è stato un po' abbandonato, renderlo appetibile per chi vuole comprare. Sì, infatti, è lo scopo dell'home staging, come dice la stessa parola, è proprio un'azione intanto di marketing applicata all'immobiliare, e comunque è un allestimento vero e proprio, quasi scenografico devo dire, dell'appartamento. Da dove parte l'idea? Allora, l'idea è nata nei paesi anglosassoni, stiamo parlando di forse anche più di 20 anni fa, quindi Inghilterra e America. In Italia è venuta all'incirca da una decina d'anni, e soprattutto nel nord Italia. Qui da noi si affaccia da 4-5 anni, una cosa del genere. Io ho trovato infatti qualche difficoltà all'inizio, 3 anni fa, perché molti dove andavo, molti agenti immobiliari, quasi neanche la conoscevano, per cui c'è stata una certa resistenza. Ora devo dire, piano piano in effetti sta prendendo piede, quindi effettivamente... Cosa fa il venditore? Prende l'immobile in consegna da parte di chi dà il mandato e poi ci pensate voi, oppure chiedete la collaborazione anche di chi vende? Allora, si può effettuare in diverso modo, nel senso che può esserci una diretta relazione tra me e l'agente immobiliare, allora, che ne so, ci mettiamo d'accordo io e lui direttamente ed è un discorso tra me e lui, e che forse in generale sarebbe secondo me la cosa migliore, perché parliamo la stessa lingua e quindi sicuramente ci capiamo meglio. Siccome è una cosa poco conosciuta ancora, anche da parte del proprietario dell'appartamento a volte non si riesce a capire fino in fondo. Ecco perché dico, secondo me tra l'agente immobiliare e l'interior sicuramente ci si capisce meglio. Però devo dire, piano piano la cosa sta effettivamente allargando. L'interrogativo, che secondo me è anche quello che poi è quello che vogliono tutti, la percentuale di successo. Perché come ogni cosa c'è una percentuale infatti, di successo. Sì, perché molti si chiedono, cioè, ma avrà veramente successo? Vale la pena farlo? Allora, secondo me, dal mio punto di vista e dell'esperienza che ho avuto, sì. Ve lo dico anche io che ne ho visti, sì, ne vale la pena. Assolutamente, vale. Sì. Perché hai l'idea di come può essere quell'immobile. Sì, sì, sì. Per chi non è del mestiere, quando entra in un appartamento già allestito, si rende subito conto di quelle che sono le potenzialità del vano, quello che può ospitare, degli armadi, del letto, proprio delle vere e proprie necessità che ci sono, certo, che si possono avere all'interno dell'appartamento. Ho avuto assolutamente il riscontro di appartamenti con l'home staging venduti in brevissimo tempo, addirittura l'anno scorso me ne è capitato uno con tantissime visite, però che non si riusciva a vendere. All'open house, dopo l'home staging, si è venduto immediatamente, si era capito insomma che già l'appartamento era venduto. Marilena Galasso, in bocca al lupo per responsabile del Dipartimento di Home Staging. Andiamo a scoprire proprio un appartamento in via Fava, dove avete messo le mani proprio lì per, sì, trovare una luce diversa proprio a questo appartamento. Scopriamolo. Sono Lorena Formosa, agente immobiliare Remax Platinum. Mi chiamo Marilena Galasso, sono architetto e mi occupo di interior design. Qualche settimana fa ho preso questo incarico di vendita. Mi è saltato agli occhi subito la gran confusione che rendeva questa casa invendibile. L'impressione che ho avuto non appena appunto sono entrata in questo immobile è stato quello di un ambiente un po' scuro, anzi parecchio scuro direi, perché c'erano una serie di mobili e di toni, proprio di colori molto scuri, il pavimento stesso che è scuro, per cui nonostante le pareti fossero chiare, la percezione che si aveva era proprio quella di un immobile con poca luce.
ma questo gran caos rendeva l'appartamento veramente oscuro. Quello che è stato il compito mio all'interno di questo appartamento è stato quello di togliere il superfluo e soprattutto valorizzarlo attraverso la luce. Quello che ho fatto è stato togliere i mobili, i tendaggi che erano molto scuri, ho ricoperto i divani con appunto delle fodere più chiare, quindi ho cercato di dare maggiormente luce a questo immobile. Base alle statistiche che sono state fatte da parte anche della Banca d'Italia e di studi di settore, si è visto che ogni casa allestita con un'azione di home staging si è visto che si è venduta nel 77% più velocemente rispetto alle altre normali vendite. Questo cosa significa? Significa che anche a livello di casa che rimane sul mercato, essendo venduta più velocemente, significa una riduzione di spese incredibile sia da parte del proprietario, che chiaramente non verrà a pagare tasse, non verrà a pagare condominio e tutta una serie di spese, e soprattutto non verrà deprezzata la casa, perché la casa sappiamo benissimo che più tempo rimane sul mercato e chiaramente man mano si va deprezzando. Home staging letteralmente significa allestimento, messa in scena della casa, ed è una tecnica di marketing che serve per rendere l'appartamento più bello esteticamente, più appetibile per gli eventuali acquirenti. Spero con questo intervento da me effettuato possa diventare, insomma, l'occasione per fare l'invito a tutti quanti i colleghi e agenti immobiliari di Lorena per venire a visitare questo immobile, che con tutta probabilità sarà appunto a fine mese e verrà appunto realizzato un vero e proprio open house giorno 29 sabato. Noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione, vi ricordiamo che il TG Platinum è dove la notizia è casa, e vi rimandiamo sempre anche al nostro sito internet remax.it/platinum.